magari comincerei, ne approfitterei per concepire l'intervento anche in maniera un po' più dialogata con voi, e magari interpellandovi nel corso dell'intervento rispetto anche alle vostre esperienze con il cinema, nel modo in cui avete utilizzato il cinema per avvicinare, spiegare, commentare appunto questi temi con i vostri studenti, perché effettivamente l'argomento è delicato e il cinema, portandolo così scopertamente alla luce, no? Il realismo iscritto nella scrittura cinematografica è ovviamente un qualche cosa che da un lato può facilitare la comprensione di determinate cose, dall'altro però, soprattutto per studenti che sono più giovani, eccetera, può essere in qualche modo anche scioccante, no? Dipende poi ovviamente dai film che si sceglie di far vedere, eccetera. Naturalmente questo tema, ed è anche intuibile, non è che devo essere io a rivelarvelo, da un punto di vista il tema della Shoah in generale, e soprattutto del campo di racconto, del campo di concentramento, al cinema è stato ed è tuttora oggetto di lunghi dibattiti sulla legittimità dello sfruttamento commerciale di determinati fatti storici. Questo perché il cinema, rispetto alle altre arti, come sapete, è un'arte che nasce per statuto quasi come un'arte commerciale, no? La prima proiezione di Lumière è la nascita ufficiale del cinema, è una proiezione pagamento, e quindi il cinema nasce già da subito come un'arte commerciale, al contrario di quasi tutte le altre arti. E quindi c'è questa componente appunto di sospetto da parte di alcuni commentatori, critici, studiosi, eccetera, sulla legittimità dell'utilizzo, del racconto di determinate storie, di determinate vicende a fini veramente commerciali, no? E questo è un dibattito che, soprattutto dall'uscita di Schindler's List di Spielberg, ha accompagnato poi molti anche film successivi, perché Schindler's List è da un lato un film di Spielberg, che nel momento in cui fa questo film era solamente, per certi versi, il grande giocattolaio del cinema americano, no? Il regista degli Indiana Jones, il regista di E.T. e di Incontri Ricevuti del Terzo Tipo, anche se a temi più seri si era già avvicinato. Probabilmente qualcuno di voi ha visto Il Colore Viola o ha visto, L'Impero del Sole, soprattutto, no? Anche se Il Colore Viola, tra l'altro, in America fece arrabbiare le minoranze afroamericane, perché comunque tutti i maschi afroamericani del film sono personaggi negativi, eccetera, quindi c'era comunque, sembra sempre dover scontentare qualcuno. Però in quei film c'era una componente trasognata, favolistica quasi, no? Se ricordate L'Impero del Sole, il film tutto raccontato attraverso gli occhi di un bambino in qualche modo rende tutta questa storia abbastanza fantastica a suo modo. Invece Schindler's List è un film che vuole essere serio, non so come dire, è un film in cui Spielberg abbandona completamente tutto quello che era stata l'ironia postmoderna del suo cinema precedente, eccetera, e cerca di fare un'opera rigorosa, basata su una ricerca molto ampia, molto approfondita, eccetera, eccetera, al punto da creare, con la ricerca di questo film, attraverso la ricerca di questo film, creare le basi per quello che sarà uno dei più grandi archivi di testimonianze, appunto, sull'Olocausto al mondo. E quindi, il film di Spielberg in qualche modo ha scatenato quella che è una polemica che divide i commentatori appunto su questi temi, eccetera, eccetera, tra quelli che privilegiano l'irrappresentabilità dell'evento e quindi, come dire, che ci dicono che un po' sulla scorta di
di Adorno, naturalmente, che dopo Auschwitz non si può più fare poesia, non si può più fare cinema, soprattutto su Auschwitz ovviamente, e che quindi in qualche modo il cinema non può in nessun modo, anche se più documentato, anche se con le migliori intenzioni possibili, non può in nessun modo avvicinarsi a questo tipo di racconto. Da un altro punto di vista invece ci sono quelli, diciamo così, che accettano e anzi apprezzano l'opera di Spielberg e in generale opere di questo tipo, perché comunque è un film che ci parla, che ci racconta una storia, che ci dà una lezione in qualche modo, no? L'olocausto come lezione per una memoria che deve essere in qualche modo costantemente attivata, per appunto per le ricadute che questo tipo di riattivazione costante della memoria, anche se spettacolarizzata, in qualche modo può garantire. Quindi ovviamente poi le polemiche io le sto dividendo in maniera molto semplicistica, ma poi le polemiche sono interne stesse in qualche modo al tessuto stesso del film, no? Per cui, come dire, si può accettare Schindler's List, ma non si può accettare. Io parto da Schindler's List un po' perché è il film sul campo di concentramento per eccellenza in qualche modo, ma anche perché è un film attorno al quale si è sedimentato tutto questo tipo di dibattito, e anche perché è un film che immagino tutti voi abbiate visto. Però magari appunto si può accettare il film, ma non si accetta un determinato utilizzo di certe regole retoriche spettacolari del cinema hollywoodiano, come la suspense, usata secondo alcuni critici in maniera un po' cinica, ad esempio nella famosa scena delle docce, in cui i personaggi sembra si aspettino il gas e poi esce l'acqua, no? Come forse ricordate. Allora lì si dice giochi sporco, sembrano dire alcuni critici, perché tu utilizzi una tragedia del genere per creare un momento di suspense, oltretutto probabilmente in questo caso anche falso storicamente, perché non è detto che ovviamente i deportati sapessero, si aspettassero il gas, no? Mentre invece i deportati del film guardano i bocchettoni delle docce con paura, in qualche modo consci di quello che poteva succedere. Naturalmente le posizioni sono legittime e io stesso, come dire, non sono sicuramente un detrattore del film di Spielberg, però diciamo che queste due grandi modi di vedere l'olocausto rispetto al cinema si dividono poi soprattutto tra coloro che accettano una rielaborazione spettacolare, romanzata in generale dell'olocausto, eccetera, e coloro che invece preferirebbero adagiarsi solo su testimonianze reali, documenti, documentari, eccetera. E quindi è, come dire, un dibattito che si può separare tra il racconto e il documentario, in qualche modo, no? Il documentario più famoso, più celebre sull'olocausto è Shoah di Lanzmann, ma non è, immagino, un film che nessuno può far vedere in qualche modo, anche solo per la durata, agli studenti del liceo, della scuola media, eccetera, anche se ovviamente è un film da cui si possono estrapolare ovviamente dei momenti, delle singole sequenze, eccetera. Ovviamente Shoah è un film insostenibile per certi versi, no? Non lo dico in senso negativo, non lo dico come un giudizio di valore, lo dico perché ovviamente il valore delle testimonianze, eccetera, eccetera, è in qualche modo così schietto, così diretto, che è seriamente insostenibile. Non c'è quel filtro spettacolare, narrativo, eccetera, che c'è invece in un racconto di finzione, per quanto diretto, per quanto brutale, per quanto privo di censure, come nel caso di Spielberg, ma come nel caso anche di altri, di altri casi che citeremo. L'altra volta a Savona, quando abbiamo parlato di queste cose, c'è poi stato un dibattito successivamente in cui ovviamente tutti gli insegnanti avevano un po' una loro idea. C'è stato anche un momento un po' di conflitto a un certo punto tra alcune posizioni. Sicuramente io credo, se devo esprimere il mio parere, ma sono qui per farlo in qualche modo, che in qualche modo
entrare in questo universo attraverso un racconto, attraverso un'identificazione è in qualche modo più semplice per uno studente che magari è già di per sé un po' restio a subirsi un documentario, ecco, no? Sicuramente ci sono testimonianze che funzionano anche, testimonianze documentali quasi possiamo dire che funzionano anche come racconti. Il diario di Anna Frank è in questo senso esemplare, parlo ovviamente del diario di Anna Frank, il libro, non tanto il film, che è un film oggi potremmo dire datato, anche con un termine che non mi piace, però che oltretutto è un film tratto, come sapete, dallo spettacolo teatrale, tratto dal libro, eccetera. Approcciarsi a queste cose attraverso il racconto di Anna Frank, per uno studente che magari ha la stessa età della ragazza, eccetera, è forse più semplice e sicuramente più coinvolgente da questo punto di vista. Sì. Adesso poi ci arriviamo. Ci sono tantissimi esempi. Adesso io non voglio fare una mappatura dei film e dire questo sì, questo no, questo è meglio, questo è peggio, perché in realtà poi il discorso del rapporto del cinema con l'olocausto in generale, o in generale dei media audiovisivi con l'olocausto, è molto più complesso e variegato, no? Di per sé il cinema è stata anche un'arma utilizzata dal nazismo per la diffamazione, eccetera, no? Il famoso Sus l'ebreo, il film molto più noto da questo punto di vista, tristemente noto appunto da questo punto di vista. Il cinema era un'arma di propaganda, naturalmente, come è stata anche un'arma di propaganda poi degli alleati nel momento in cui appunto questi temi sono stati in qualche modo toccati anche dai documentari degli alleati, eccetera, eccetera. Ma il cinema è anche stato uno strumento a entrare, perché per la prima volta è entrato, diciamo così, all'interno di un processo, con il processo di Norimberga, no? Il cinema. Il processo di Norimberga è stato filmato completamente, così come il processo ad Eichmann è stato filmato dalle telecamere, e alcune testimonianze sono state accettate tramite appunto interviste davanti alle telecamere. Quindi in qualche modo il sistema audiovisivo, anche rispetto a tutti gli strascichi di questo della Shoah, dell'Olocausto, eccetera, e in qualche modo non è solo i film che raccontano storie dall'Olocausto, è un sistema estremamente più complesso in cui il cinema e le fonti audiovisive dialogano naturalmente con questo evento storico in maniera molto più complessa e molto più articolata. Poi, tornando al nostro discorso, tornando un po' a quello che può e non può essere il cinema nel momento in cui noi decidiamo di servircene per mostrarlo ai ragazzi, mostrarlo agli studenti, certe scelte probabilmente sì, vanno fatte. In alcuni casi i film, su certi film potremmo dire sì e su certi film potremmo dire no. Io personalmente, ad esempio, sono uno di quelli che non sono entusiasti, diciamo così, della Vita è bella di Benigni, perché che invece molto spesso viene utilizzato, ma perché mi sembra che tenga l'effetto opposto, in un certo senso, che si tenda a voler mostrare un'immagine dell'Olocausto un po' troppo ovattata, un po' troppo innocua, no? Questo campo di concentramento dove questi giocano, eccetera, eccetera. Certo, naturalmente il protagonista alla fine ci rimette la vita, però il tutto sembra molto innocuo in qualche modo, no? Sembra molto, molto, molto censurato. Non, ovviamente il
discorso non è quello di scioccare, di andare ovviamente a mostrare la cosa nel modo più aspro, più duro possibile, però si rischia in qualche modo invece l'effetto, in quel caso l'effetto opposto, a mio avviso, si rischia proprio di voler dare una visione troppo edulcorata dell'avvenimento. Cioè La vita è bella è un film, quindi, che va bene quando già si sono acquisite forse certe consapevolezze, la consapevolezza dell'evento, del fatto, eccetera, e in un secondo tempo, allora, con degli strumenti più solidi alle basi, si può guardare e magari anche apprezzare, non so, io non lo apprezzo lo stesso, ma insomma, c'è chi lo apprezza. Quindi in qualche modo il discorso è ovviamente abbastanza spinoso da questo punto di vista, e la cosa migliore secondo me è ovviamente fare dialogare il cinema con tutta una serie di altre cose, no? Far dialogare il cinema di finzione con il cinema documentario, il racconto cinematografico con il romanzo, con Se questo è un uomo, naturalmente, appunto il diario di Anna Frank, già citati, eccetera. E ovviamente anche l'idea di dare della Shoah, della persecuzione, eccetera, eccetera, un'immagine che sia la più completa, la più ampia possibile, che non sia limitata solo, come dire, al campo di concentramento, come se da un certo punto di vista esistesse, come dire, le primi poster contro gli ebrei e poi di colpo il campo di concentramento. Sappiamo che, come dire, il processo è stato lungo, complesso, la persecuzione non è passata così dalle prime diffamazioni al campo di concentramento. In questo senso Il pianista, ad esempio, di Roman Polanski, che è una storia vera e a sua volta è una storia raccontata da Polanski, che era appunto, che stava nel ghetto di Varsavia, che si è salvato per miracolo, eccetera, quindi è una storia, è una biografia, ma allo stesso tempo è un'autobiografia per certi versi, naturalmente, è una biografia attraverso la quale Polanski racconta anche la sua biografia. Quel film è perfetto da questo punto di vista, no? Il campo rimane fuori campo, mi verrebbe da dire con un gioco di parole, ma c'è tutto il resto, no? E soprattutto, questo, come dire, è forse meno importante, però a suo modo è significativo, è un film costruito su moltissime brevi sequenze, e per un pubblico giovane credo che sia in qualche modo un film più, come dire, meno indigesto, ecco, no? Più seguibile, ecco, per dei ragazzi del liceo, delle medie, che in qualche modo magari certi film già di qualche anno fa li accusano in maniera un po' così, con una certa pesantezza. Ma invece quello è un film costruito, forse molti di voi l'hanno visto, immagino, film costruito su tutta una serie di brevi sequenze, la situazione del protagonista precipita sempre di più, lui si ritrova sempre sballottato in più situazioni, eccetera, eccetera, e anche questo secondo me dà la possibilità allo studente, a parte di assistere a un film in cui veramente sono comprese tantissime situazioni tipiche, diciamo così, dell'epoca, però allo stesso tempo dà anche la possibilità di seguirlo proprio dal punto di vista narrativo, del racconto. È un film molto agile da questo punto di vista, anche se naturalmente la storia è molto drammatica. Del resto, come dire, c'è poi attraverso quel film non solo la storia di un personaggio, cioè la storia di una nazione intera, no? A me aveva sempre colpito molto la questione della locandina del film, che la locandina internazionale del film era il piano, ricordate, con il cappello dell'ufficiale nazista appoggiato sul piano, no? Mentre invece in Polonia la locandina del film è l'immagine del personaggio che si avvia tra le macerie, no? Quando c'è questa immagine, questo movimento di gru con la macchina da presa, che poi in realtà è un movimento di gru finto, perché evidentemente è tutto realizzato a computer, la macchina da presa si allontana e il personaggio si addentra in mezzo appunto a un paesaggio completamente distrutto, no? E quindi in qualche modo la Polonia vede la storia
del pianista come una storia nazionale in qualche modo, no? In questo caso la tragedia riecheggia fin dalla locandina in maniera molto, molto diversa. Il generale i film sull'olocausto e su questi temi si fanno e si continuano a fare, per cui non c'è, come dire, la necessità di andare a pescare troppo indietro, anche perché noi sappiamo bene che in qualche modo certi temi, soprattutto mostrati in un certo modo, sono stati un tabù a lungo, no? Anche nella storia del cinema, come nella storia di altre arti. Lo stesso Notte Nebbia di René, che è uno dei più straordinari documentari sull'olocausto, non contiene, nel film non viene mai pronunciata la parola ebreo, ad esempio, in tutto il film, no? C'erano comunque, nonostante tutto, delle cautele che ancora negli anni 50 vedevano quasi accomunati i morti per la resistenza ai morti per le persecuzioni, no? C'era una sorta di quasi di sguardo livellatore che accomunava un po' tutti i morti della guerra. Solo poi, grazie al valore delle testimonianze successive, eccetera, eccetera, soprattutto poi dal processo Eichmann in avanti, eccetera, si è incominciati con fatica, no? A operare certe distinzioni, a volere portare all'emersione determinate questioni fino appunto alle rappresentazioni più radicali, anche più sgradevoli per certi versi, no? C'è un cortometraggio, un mediometraggio incompiuto di Andrei Muh, un altro grande regista, poi i polacchi sono stati tra i più grandi narratori dell'olocausto, della Shoah. C'è un mediometraggio incompiuto di Andrei Muh che si chiama La passeggera, che è un film tra i più straordinari su questo tema, che racconta appunto di due donne che si incontrano su una nave da crociera e queste due donne erano state insieme in campo di concentramento. Una era un ufficiale e l'altra era una prigioniera. E tra le due c'era un rapporto, appunto, di sudditanza psicologica anche, no? E quello è uno dei primi film che in qualche modo indaga anche non solo la violenza fisica, ma anche la violenza psicologica, anche se nel rapporto tra due persone sole, e tutto il resto rimane in qualche modo sullo sfondo, no? I massacri, le camere a gas, eccetera, sono in qualche modo relegati, lo spettatore lo sa, se ne rende conto, e sono ancora più agghiaccianti forse per questo, sono relegati in qualche modo sullo sfondo di questa vicenda di dominio perverso di un personaggio sull'altro. Ovviamente questo è un tema che, ahimè, è stato poi ampiamente banalizzato e in questo caso spettacolarizzato in un senso in maniera greve, no? Pensiamo al Portiere di notte di Liliana Cavani, che è un film che all'epoca fece abbastanza scalpore, ma è un film, a parte che visto oggi, è un film veramente indigesto, ma è un film grossolano, ecco, da questo punto di vista, no? È un film dove, come spesso nel cinema della Cavani, il cattivo gusto si spreca, e quindi tutto questo tipo di racconto così delicato, ovviamente un tema delicato dentro un tema delicato, che è La passeggera, invece, pur essendo un film incompiuto, perché comunque perderà la vita appunto durante la realizzazione del film, che La passeggera racconta in maniera straordinaria, poi dopo appunto a partire dal Portiere di notte e da molte altre imitazioni, qualche modo viene banalizzato, viene veramente relegato proprio alla trivialità in qualche modo. Oltretutto, come dire, il confronto con questi temi è qualche cosa che ha lasciato anche i suoi strascichi in alcuni grandi registi che in qualche modo hanno tentato di raccontare delle storie e non ci sono riusciti. E a questo proposito voglio raccontarvi un aneddoto che è straordinario e rivelatore, che
che è il caso di questo film, probabilmente avete sentito parlare, Il giorno in cui il clown pianse, dei The Clown Cried di Jerry Lewis, che è un film in cui Jerry Lewis, il comico, appunto, il comico ebreo americano, racconta la storia dell'Olocausto, no? E Jerry Lewis è un regista comico di una comicità, lo sapete, quasi lunare, molto astratta, eccetera, che non ha nessuna aderenza con la realtà in qualche modo, no? È un corpo quasi cartunesco, eccetera, che però nel corso della sua carriera ha toccato certi temi, li aveva già toccati con Scusi dove il fronte, che è un film comico dove però lui alla fine uccide Hitler nel bunker, e non è, voglio dire, prerogativa solo di Tarantino e di Bastardi senza gloria, quella di avere dei personaggi in qualche modo tradiscono il fatto storico. In quel caso il personaggio di Jerry Lewis, che è un ebreo americano molto ricco, eccetera, con un suo esercito privato, va in Germania e alla fine riesce in qualche modo a uccidere Hitler. Perché assomiglia, come spesso nei film comici di Lewis, cioè il tema del doppio assomiglia a uno di questi ufficiali. Ma Lewis dopo cercò di fare un film serio sull'Olocausto, lo girò anche completamente, ed è un film che oggi è conservato, l'unica copia è conservata nella cassaforte di casa sua, e pare che pochissime persone al mondo l'abbiano visto, non l'ha mai voluto distribuire. E questo è un film sulla carta straordinario, tra l'altro in rete è circolata per un certo periodo anche la sceneggiatura, anche se ovviamente non possiamo sapere se quella è la sceneggiatura, se quella sceneggiatura è stata girata esattamente così com'è. È il racconto di un clown, appunto, che durante un clown non ebreo, che durante un'esibizione, un suo spettacolo ubriaco, prende in giro Hitler, imita Hitler, appunto negli anni del regime. Questa cosa ovviamente si viene a sapere, lui viene preso e portato direttamente in un campo di concentramento. Il suo compito è quello di guidare i bambini nelle camere a gas, no? E lui fa una sorta di pifferaio, per cui con il flauto guida i bambini dentro le camere a gas, i bambini sfilano dentro le camere a gas, lui rimane fuori, i bambini muoiono, eccetera, finché alla fine, devastato psicologicamente da questo compito, nell'ultima scena del film anche lui entrerà con loro nella camera gas, e l'ultima immagine del film è l'inquadratura da fuori della camera gas e il suono del flauto che ovviamente diventa sempre più debole fino a scomparire, no? No, questo stando alla carta, ed è, come dire, un sulla carta sembra un film molto forte, molto naturalmente non un film comico, anche se interpretato da Lewis, e i veri motivi per cui lui non l'abbia mai voluto distribuire, a parte, si sa che è un problema con il produttore, che a un certo punto si tirò indietro, il film pare che comunque sia stato finito coi soldi stessi di Lewis, e il motivo per cui lui però non l'abbia più voluto distribuire non si sa con precisione. Questo per dire che ovviamente il tema è delicato, e non sempre, come dire, realizzare un film sull'Olocausto, anzi quasi mai in realtà, poi realizzare un film sull'Olocausto vuol dire semplicemente sfruttare un tema valido a fini commerciali, no? Anche le intenzioni di Spielberg, che è stato così anche ingiustamente accusato da più parti, sono nobili in qualche modo, no? Anche se per certi versi Schindler's List, da un altro punto di vista, da un punto di vista della lettura del cinema spielbergiano, è stato considerato una sorta di punto di non ritorno, per cui un certo tipo di densità postmoderna che aveva il cinema di Spielberg precedentemente, dal momento in cui lui fa Schindler's List si divide tra i film seri e i film così più leggeri, no? In qualche modo, mentre invece in Indiana Jones, tanto per fare un esempio, queste due cose riuscivano in qualche modo a convivere, no? Se pensate alla famosa scena di Indiana Jones che spara al tizio con la scimitarra nei predatori dell'arca perduta, certo è una gag, ci fa ridere, però cosa c'è dentro? C'è anche tutta una riflessione sul colonialismo, è una citazione esplicita da Fillmore Cooper come da Kipling, eccetera, no? Noi ridiamo, però in fondo quella scena lì è anche, come dire, rappresenta anche tutta l'arroganza occidentale nei confronti dei paesi, in quel caso del Nord Africa, credo, sono qui consentamente dove fosse collocato, o del Medio Oriente,
e quindi in qualche modo questo tipo di densità si va un po' a perdere, perché da un lato appunto Spielberg decide di fare serie fino in fondo e dall'altro decide di fare il giocattolaio, come si dice, fino in fondo. Un consiglio che posso darvi per ovviamente ambientarvi un po' nei tanti, all'interno dei tanti film che sono stati fatti su questo tema e anche delle varie tendenze, delle varie scuole di pensiero, eccetera, sono due libri che ho qui con me e che vi posso consigliare. Uno, tra l'altro, è della casa editrice Le Mani di Genova, che è proprio ligure, che è di Claudio Gaetani, Il cinema e la Shoah, che è una vera e propria ricognizione storica, una ricostruzione, diciamo così, di tutto quello che è il cinema della Shoah, partendo appunto dai primi documenti fino ai film più recenti, credo che sia del 2011 questo film, questo libro, anzi no, sicuramente precedente, 2006, pardon. E l'altro, un libro più complesso, però sicuramente molto valido e interessante, è il libro di Andrea Minus, La Shoah e la cultura visuale, che è, tra l'altro è la sua tesi di dottorato, poi pubblicata da Bulzoni, che, come dice il titolo, Cinema, memoria, spazio pubblico, non si ferma solamente al cinema, questo libro. Si occupa anche delle mostre, della videoarte, tutte delle cose legate in qualche modo alla rappresentazione della Shoah, non solo appunto nell'ambito dell'audiovisivo. E tra l'altro Andrea Minus, credo che anche sul web, adesso io non lo seguo moltissimo, però credo che, come dire, su questi temi continui a scrivere anche in internet, cioè, se cercate il suo nome comunque lo trovate legato a molte di queste cose, al di là appunto di questo libro, che è stato il suo primo apporto a questo tema, e in qualche modo non ha esaurito il discorso, probabilmente. Anche perché poi il discorso, come fa anche Gaetani ad esempio nel suo libro, è molto diverso, è un po', come dire, adesso io andando un po' disordinatamente, probabilmente è emerso lo stesso, è un po' diverso se parliamo di film realizzati anche in base ai paesi che li producono, no? Io ho citato esempio di film polacchi, perché molti film polacchi sull'Olocausto sono personalmente tra i miei preferiti, ma in generale credo che anche Dottor Korczak di Wajda, ad esempio, sia un film che purtroppo difficile da trovare, credo, ma quello sarebbe perfetto da fare vedere, credo, a una scuola superiore, perché è un film straordinario, tra l'altro con un finale sospeso, un po' magico da questo punto di vista, no? In cui il treno che porta questi bambini al campo di sterminio si ferma, i bambini scendono e si incamminano in questi prati, in questo finale appunto che non ce li consegna appunto alla morte, ma in qualche modo attraverso il sogno ce li lascia, ci dà un'ultima immagine di questi bambini ancora lì. Però appunto una parte molto interessante anche rispetto a questi temi sono poi ovviamente i film tedeschi su questi argomenti, no? Ovviamente il cinema tedesco è stato quello che più a lungo ha vissuto non solo il tema della Shoah, ma il tema del nazismo, della storia recente, come un tabù fin dagli anni dell'immediato dopoguerra, no? Cinema tedesco degli anni 50, se ci pensate, dell'era Adenauer, è un cinema che ha il suo massimo rappresentante nell'Heimatfilm, questi film che sono questo genere che occupava quasi il 50% della produzione nazionale, in cui appunto si racconta storie di famiglia molto, come dire, legate a una logica quasi da romanzo ottocentesco, ambientate spesso in centri
in piccoli centri, in piccole città, o se non addirittura in montagna, in campagna, ma raramente nelle grandi città, eccetera, in cui appunto si racconta di storie un po' melodrammatiche, amori contrastati, eccetera, eccetera. No, quello era un genere molto innocuo da questo punto di vista, attraverso il quale si operava tutto un rimosso di questioni che ovviamente non si potevano, non si volevano affrontare. No? Sarà poi tutta una generazione che sarà quella nominata il nuovo cinema tedesco, i Benders, soprattutto Rainer Werner Fassbinder, a raccontarci di una Germania in continuità, no? Con il passato, raccontarci delle storie che incominciano negli anni 30 e magari finiscono negli anni 50. Oppure il matrimonio di Maria Braun, ad esempio, di Fassbinder, no? Maria Braun è la Germania, ci dice Fassbinder, la storia di lei inizia durante la guerra e termina poi più di 10 anni dopo, se non sbaglio. Con questo inizio memorabile, con il ritratto di Hitler appeso al muro, si sente il fischio di una bomba, la bomba cade, il ritratto di Hitler e il muro cadono, e nel buco del muro si vede appunto Anna Schigula che si sta sposando, è il titolo del film, Matrimonio di Maria Braun. Ma in generale il cinema di Fassbinder è utilissimo, non adesso qui esco un po' dal segnale perché non è proprio direttamente sulla Shoah, però è interessantissimo per come racconta proprio il nazismo anche da un punto di vista di della sua autorappresentazione culturale, popolare in qualche modo, no? Lili Marlene è un film in cui, sempre Anna Schigula, diventa la cantante più rappresentativa del regime in qualche modo, e i suoi numeri musicali sono montati alternativamente alle scene di guerra, tanto per dire, no? La potenza militare tedesca e la potenza del peso appunto anche culturale, popolare, della canzonetta, eccetera, eccetera, in qualche modo funzionano nello stesso modo. E quello era un modo, si collegava naturalmente ai romanzi, ad esempio, di Heinrich Böll, che era appunto lo scrittore che all'epoca più esplicitamente appunto raccontava di una Germania senza operare delle censure, senza volere per forza rimuovere un qualche cosa, ma anzi raccontando storie, soprattutto la famosa trilogia, un miliardo e 9 e mezzo, opinioni di un clown, foto di gruppo con signore, in cui appunto la storia della Germania parte, attraversa l'esperienza del nazismo e arriva poi agli anni 50. E quindi in qualche modo andare anche un po' a guardare il cinema, non solo quello più noto, magari quello americano, o a casa nostra appunto Dalla vita è bella, Iona che vissa nella balena, che è più valido della vita bella. Adesso io non lo vedo da tanto tempo, però ricordo che all'epoca mi fece un'impressione, purtroppo Faenza si è un po' perso per strada, perché le cose più recenti sono terribili, però appunto non guardare solo al cinema di casa nostra, non guardare solo al cinema americano, che poi ovviamente anche solo da un punto di vista di reperibilità è poi ovviamente il più semplice da mostrare, ma appunto guardarsi intorno, perché anche delle cinematografie che potremmo dire minori per certi versi, o comunque meno frequentate, europee, hanno affrontato questi temi con grande spessore, con grande intelligenza. Io non so che ora è, quanto ancora. 3:30, perché poi 5:00 abbiamo dei tempi abbastanza serrati. Chiederei solo se ci sono domande. Noi possiamo accettare determinate inverosimiglianze, ad esempio se parliamo del Grande Dittatore, tanto per dire, no? Ecco, a parte che è un film realizzato in un momento in cui ovviamente la verità su queste cose non si sapeva, ma poi, come dire, è Chaplin, ovviamente l'operazione di sintesi e di trasformazione, trasfigurazione onirica, possiamo dire per certi versi, non è quella di Benigni, naturalmente, no? Soprattutto il messaggio poi finale, universale, in qualche modo va anche oltre i temi di cui
cui stiamo dibattendo diventa veramente universale, no? Diventa universale anche proprio nel film stesso, quando la voce di questo personaggio supera i confini, appunto, del suono, che in qualche modo diventa una voce che sembra diffondersi nello spazio, al di fuori di ogni limite, eccetera. E poi questa questione qua, appunto, del finale del bambino col pigiama lì, c'è un altro esempio. Ad esempio molto significativo, che è il film su Hitler con Bruno Ganz, di quelle sono Hitler la caduta. Wim Wenders, che appunto è un grande regista tedesco e nonché amico di Bruno Ganz, l'ha però invitato a boicottare il film per questa scelta di regia che c'è all'interno del film, per cui quindi il film non lesina su determinati dettagli macabri, cadaveri, eccetera, eccetera, però nel momento in cui Hitler si uccide, la macchina da presa si sposta, no? Con un gesto di pietà in qualche modo, lasciando fuori campo la morte del dittatore, eccetera. E allora giustamente, a mio avviso, Wenders dice: ma com'è che, come dire, si mostra tutto senza filtri e poi si mostra pietà proprio nei confronti, come dire, dell'artefice, voglio dire, di tutto quello che. Perché ovviamente se questi temi sono delicati, non è solo ovviamente per come vengono raccontati, ma anche per come vengono mostrati attraverso delle minime scelte di regia in qualche modo, perché una scelta del genere può in qualche modo inficiare un discorso morale che sta alla base del film, e anche se non si realizza con le intenzioni più nobili di questo mondo, come non penso sia stato quel film, perché alla fine era più che altro un veicolo attoriale di eleganza, infine così. Alla fine però comunque scelte di questo tipo possono in modo compromettere a un occhio attento tutto un discorso, no? Per cui per queste cose poi passano comunque, magari inconsciamente, ma anche i ragazzi, eccetera, queste cose qua arrivano. Magari non se le sanno spiegare, però in qualche modo le percepiscono, per cui anche per questo motivo i film vanno scelti con attenzione. Ma poi, voglio dire, basta parlarne, ovviamente, no? Basta documentarsi e non limitarsi a fare vedere il film, cosa che penso nessuno di voi faccia naturalmente, ma in qualche modo parlarne prima, parlarne dopo, portarli a discuterne, eccetera, perché poi in questo modo, vuol dire, non si fa solo una lezione di storia, ma si può anche fare una lezione di cinema, quindi le due cose, la cosa ovviamente non può che essere così. Arrivederci ragazzi, è un film, sì, non l'ho citato, ma è assolutamente un capolavoro assoluto. Tra l'altro io l'ho visto qualche anno fa, Torino, presentato dal ragazzo protagonista, che non ha poi più fatto molto, che era così, era molto bello da bambino, è diventato poi gli attori. Che poi è diventato abbastanza bruttino poi da adulto, e quindi la sua carriera cinematografica deve essere poi abortita così. Però no. Lì assolutamente è molto bello, ed è tra l'altro quindi una sorta di seguito ideale di La Combe Lucienne, sempre di sì, Mario, assolutamente, c'è un annesso diretto molto più controverso, ovviamente La Combe Lucienne è in parte rigettato da molti critici dell'epoca sugli stessi temi, però diciamo che tra i due sicuramente, per il nostro argomento, anche per l'empatia che sicuramente genera o potrebbe generare dei coetanei di quelli che sono i personaggi, Arrivederci ragazzi è sicuramente un film tra i primi, ecco, diciamo, tra le prime scelte da fare. Arrivano.